Il 20 settembre del 2008, Monsignor Ioannis Spiteris, frate minore cappuccino e arcivescovo di Corfù, Zante e Cefalonia, giunge a San Giovanni Rotondo con una delegazione di cattolici di rito ortodosso. Sono venuti a onorare Padre Pio, ha detto il prelato, e pregarlo per l'unità della Chiesa. Poi Monsignor Spiteris è entrato nel vivo della sua riflessione, incentrata sull'amore di Dio, riflesso nell'esperienza dei santi, e in particolare di Padre Pio. Rende testimonianza, come vedremo tra poco, San Pio, che ha sofferto perché è amato e amato soffrendo. La croce di Cristo però è anche la rivelazione suprema, radicale, dell'amore di Dio per noi. Dio doveva dimostrare che ci ama. Di fronte alla sofferenza umana, soprattutto la sofferenza dell'innocente, Dio doveva dirci vi amo in una maniera folle. L'amore folle di Dio per gli uomini. E come poteva dirlo? Sacrificando il suo stesso figlio. Perché, disse San Giovanni, Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo figlio unigenito affinché chiunque creda in lui non perisca, ma abbia la vita eterna. La croce è il luogo in cui Dio si fa carico della sofferenza e della morte per dare la vita a un mondo caduto preda della morte, della paura, della disperazione. Tuttavia, la croce non è semplicemente sacrificio, è manifestazione della gloria, perché, fratelli e sorelle, Cristo crocifisso è contemporaneamente anche il Cristo risorto. Non ci può essere morte senza vita, non ci può essere sofferenza senza risurrezione, senza gioia. Sono due misteri che si vivono in un solo mistero, il mistero pasquale. Di questo mistero pasquale noi facciamo memoria nella liturgia. Ogni volta che celebriamo la Santa Messa, noi facciamo memoria della morte e risurrezione di Cristo. L'Eucaristia è il sacramento della morte e risurrezione di Cristo. Però Dio, nella sua bontà, nella sua misericordia, non ha voluto solo celebrare il suo mistero pasquale solo attraverso la liturgia. Ha voluto celebrarlo anche attraverso i suoi santi, che diventano i testimoni viventi della passione e risurrezione di Gesù Cristo, il sacramento, il segno vivente della sua morte e della sua risurrezione. Pio da Pietralcina, Pio di San Giovanni Rotondo, è stato la memoria vivente, il sacramento vivente del mistero pasquale di Cristo, attraverso tutta la sua vita, attraverso la sua sofferenza, il suo amore, il suo sacrificio, attraverso le sue stimmate. Lui poteva dire come San Paolo, veramente il mio vivere e il mio essere è Cristo. E io mi glorio solo in Cristo e in Cristo crocifisso. In Lui Dio ha voluto fare memoria della santa redenzione e terribile passione del Signore. In Lui ha voluto rivelare il suo folle e paradossale amore per gli uomini.
la sua estrema kenosis nella sofferenza crocifissa. Ma anche in lui ha voluto manifestare la gloria del risorto, la gloria di San Pio, che vediamo incorrotto quasi, oggi passando di fronte alla sua reliquia, la gloria di Cristo risorto che noi celebriamo nell'Eucaristia, la gloria di Cristo risorto che siete voi qui, cari fratelli e sorelle, per pregare, per onorare Dio, il Padre, il Figlio e lo Spirito per il dono che ci ha fatto donando Padre Pio. La luce della risurrezione del Cristo è la luce dei secoli a venire, una luce che, se accolta, disperde le tenebre. Un inno della liturgia dei nostri fratelli orientali che riprende una predica di San Gregorio Nazianzeno dice: ieri ero crocifisso con Cristo. Potremmo dire San Pio questo inno. Ieri ero crocifisso con Cristo, oggi sono glorificato con Lui. Ieri ero morto con Lui, oggi sono vivo con Lui. Ieri ero stato sepolto con Lui, oggi sono risorto con Lui. E la preghiera, cari fratelli e sorelle, che potete fare tutti voi, solo chi partecipa fino in fondo alla sofferenza di Cristo partecipa già alla sua potenza di risurrezione, alla sua vita. Così potrà essere considerato degno della risurrezione ogni innocente che soffre e muore, gli ammalati, i sofferenti nell'anima e nel corpo, se vivono fino in fondo questa loro sofferenza, questa loro sconfitta umana, tante volte di solitudine, di umiliazione, potranno portare come Padre Pio le sofferenze del mondo. E in questo diventano simili al Cristo. E con Cristo possono cantare la gloria, possono superare la sofferenza e la morte. E insieme a Padre Pio tutti possiamo cantare la nostra gioia di essere degli uomini risorti. Possiamo vivere veramente nella speranza di un mondo migliore, di un futuro per noi e per tutta l'umanità. Amen.